Realtà e fantasia è una mostra molto particolare ed è il secondo passaggio all'interno, diciamo, del mondo FMG in Expo durante quest'anno speciale per Milano. Realtà Fantasia è una mostra dedicata ai disegni di Sergei Choban, uno degli autori più interessanti della scena russa contemporanea, con studio a Berlino, Amburgo e a Mosca. Un autore che in questi anni si è presentato sulla scena internazionale per una serie di grandi opere pubbliche sia in Germania che in Russia e che quest'anno tra l'altro sta lavorando per la prima volta in Italia, a Milano, avendo disegnato il padiglione russo dell'Expo. Un edificio molto particolare, molto interessante. Questa è stata anche un po' una delle occasioni per cui l'abbiamo voluto portare a Milano da noi. Ma a differenza delle altre sue mostre, dei lavori in cui lui è esposto, non rappresenteremo in nessun modo le sue architetture, ma semplicemente il suo mondo visionario, quello di ricerca, di sperimentazione, che è rappresentato dal disegno. Realtà Fantasia è una somma di un centinaio di disegni realizzati da Choban in questi anni. Choban è, come tanti russi, è ossessivamente amante del disegno, sia perché li colleziona, lui stesso ha un museo del disegno e dell'architettura a Berlino che ha costruito e progettato e sponsorizzato, ma poi oltre a questo lui disegna continuamente ritratti di città, viste urbane, dal vero, ma anche visioni, sogni, immagini in cui l'acqua, grandi frammenti di architettura totalmente diversi e frammenti di città esistenti si mescolano. Quindi ci sembrava interessante portare questo mondo totalmente russo, molto dell'est, di visioni e immagini in spazio FMG, portando un po' d'aria russa durante l'estate milanese e raccontando di lui per parlare poi di Expo e di quello che sta avvenendo nel padiglione russo.